qualcuno di voi già sa chi sono. Comunque io sono geometra Piccinini Mario, e da 50 anni mi occupo di impermeabilizzazioni e soprattutto nella ricerca di quelle che sono le cause all'origine delle problematiche infiltrative. Allora, non parlerò di materiali, non parlerò di niente oggi, salvo che di quelli che sono, secondo me, i dettagli che sono la principale causa di quello che sono l'origine delle problematiche infiltrative lamentate, perché posso realizzare qualsiasi tipo di impermeabilizzazione, ma alla fine, almeno per mia esperienza, quello che conta sono sempre i dettagli di finitura o di contorno. Allora, io tutte le volte che dico e parlo di un sistema impermeabilizzativo dico che bisogna considerarlo come una bacinella che deve avere i sistemi di scarico, eccetera eccetera, dettagli di contorno. Vai avanti, grazie. Adesso in questo momento ci sono, parlerò dei dettagli che non hanno ancora a che fare con il sistema impermeabilizzativo e dal quale possono derivare le problematiche infiltrative che, se sottovalutate, portano dei ripristini inutili. Quindi, già successo per esperienza, trovato terrazzi e coperture rifatte dove il sistema impermeabilizzativo non c'entrava, scusate, un fico secco. Allora, qui potete vedere, stiamo parlando dei fenomeni fessurativi che caratterizzano parapetti, murature di contorno. Qualcuno dice, ma come fa? Fanno, perché nel momento in cui le acque arrivano a dilavare o entrano attraverso la microfessurazione, chiaramente bypassano il sistema impermeabilizzativo e alla fine sotto vedete che cosa succede. In questo caso qui addirittura era una balconata dove già pensavano di rifare il sistema, ripristinare tutto il sistema di copertura, e in realtà molto probabilmente basterà sigillare e confinare identicamente questa fessurazione. Come diceva prima Uncini, ci sono il problema delle copertine, i giunti di accostamento delle copertine che vengono sigillate in origine o perdono la loro sigillatura o sono sottodimensionate. C'era una volta, nel senso che forse 50 anni fa, 60 anni fa, i progettisti sapevano già che qual era il problema e quindi quando progettavano mettevano degli omega al di sotto dei giunti per evitare i problemi infiltrativi derivanti dai giunti di accostamento, o se no addirittura, come in questo caso, stesso problema, probabilmente per un sottodimensionamento della copertura, cioè delle copertine, per problemi architettonici, avevano già previsto una lattoneria che serviva a fare da staccagocce alla mancanza, diciamo, di gocciolatoio della copertina che c'era di sopra. Allora, questo è un sistema per risigillare le copertine, perché se noi risigilliamo un'altra volta i giunti di accostamento delle copertine con ancora del materiale cementizio, con l'andare del tempo perderà la sua tenuta. Questo sistema qui forse me lo sono inventato quando è nato il MAPESIL LM, quindi non so quando e non ricordo quando è nato, e quindi è di semplice realizzazione, perché basta ottenere i giunti di accostamento leggermente più larghi, o se no, in caso di giunti già esistenti, basta fare una leggera fresatura di 2 a 3 mm, due nastri da carrozziere, sigillante apposta per le pietre lapide, si tolgono i nastri e a questo punto la sigillatura garantisce la tenuta idrica. Questo l'ho fatto a casa mia nel 98, io ho ancora le copertine che sono perfettamente a tenuta. Allora, poi problematiche infiltrative derivanti dalle nicchie di alloggiamento degli impianti non adeguatamente confinati idricamente. L'esempio che vedete qua raffigura un terrazzo che è stato rifatto, ripristinato ben tre volte.
tre volte. E comunque la problematica infiltrativa in quello specifico punto continuava ad esserci. Quindi sono stato chiamato dopo che erano intervenuti, ripristinando il terrazzo, rivedendo tutte, diciamo, i vari dettagli, ma in realtà nessuno aveva considerato che nel momento in cui pioveva di stravento le acque entravano all'interno di questa nicchia e chiaramente tramite le tubazioni le acque finivano al di là del sistema impermeabilizzativo e si evidenziavano nei locali sottostanti. Torniamo a C'era una volta. Cioè, questi erano i sistemi che venivano adottati, scusate ancora, 50 anni, 70 anni fa, perché i progettisti sapevano che c'era questo problema. Quindi che cosa facevano? Creavano delle nicchie prefabbricate, all'interno o c'erano delle vaschette di piombo con i relativi tubicini che servivano per portare all'esterno l'acqua in modo che non infiltrasse più nella muratura e quindi non bypassasse il sistema impermeabilizzativo sottostante. Allora, qua c'è plastico sono quello di chiudere l'acqua portato sulle facciate dei terrazzi. Allora, brutta abitudine, gli elettricisti, i muratori, cosa fanno? Murano sempre le situazioni con disturbo verso la facciata. Arriva l'elettricista, parlo, taglia il caridotto, mette sulla lacquera, a un certo momento piove di stravento, l'acqua passa, trova il caridotto, entra nel caridotto e quindi fa il crollo. Vediamo.
Va bene. Allora, chiaramente dalla fessurazione che si vede, che si è venuta a creare tra il rivestimento di facciata e la spalletta in pietra lapide, anche in questo caso nel momento in cui piove di stravento o per caso la signora che bagna i fiori o innaffia i fiori, eccetera, eccetera, là. No, forse è il mio eco, pensavo che ci fosse qualcuno che stesse parlando. Quindi rientra, mi bypassa chiaramente il sistema impermeabilizzativo e a questo punto io mi ritrovo in infiltrazione sia nell'appartamento sotto che all'interno dell'appartamento. Vai. Allora, c'era una volta, questo problema era conosciuto dai progettisti. Quindi i davanzali e le porte finestre avevano uno, un dentello di contenimento che serviva per canalizzare l'acqua che arrivava, come si chiama, sul davanzale e quindi non fargli fare più, scusate, i baffi o rientrare nelle spalette murarie. Ma la cosa che adesso voi vedete qui, perché vabbè, ci è rimasta sopra una parte della demolizione, è che qui a fianco veniva creata una vaschetta ricavata nel marmo inclinata che serviva apposta per raccogliere le acque che arrivavano dalle guide delle tapparelle e quindi evitavano quello che erano i problemi infiltrativi. Quindi il discorso del c'era una volta è perché noi abbiamo perso, scusate, la cultura del costruire di allora, perché se andiamo, qualcuno mi ha sollevato le eccezioni dicendo ma sì, ma questi davanzali, queste soglie erano ricavate da un blocco unico di marmo, eccetera eccetera, va bene, avevano un costo, nessuno lo mette in dubbio, ma la stessa cosa la posso fare mettendo, incollando dei profili di, come si chiama, di pietra lapide nel contorno e la ricreo la stessa cosa, con un costo sicuramente contenuto rispetto a un intervento di questo genere, ma anche con un costo che, scusate, se messo in atto solamente con i danni che mi posso ritrovare dopo per sistemarlo, me lo sono ampiamente pagato. Stessa cosa che vale per i cavidotti elettrici, rubinetti, e vabbè, qui qualcuno si fa le docce sui terrazzi ormai ultimamente. Che cosa succede? Tutte le tubazioni che escono, una volta che vengono dilavate, se non sono confinate idricamente, li portano a portare dentro là. Stiamo andando avanti troppo veloce. Quindi chiaramente o tubazioni che escono con displuvio verso l'esterno, o se no bisogna sempre andare a confinare idricamente i raccordi tra la muratura e le tubazioni che escono, o perlomeno ancora meglio metterle protette nelle famose nicchie che abbiamo visto prima, e chiaramente con l'impermeabilizzazione o con qualche cosa che raccolga l'acqua al di sotto e non me le faccia infiltrare. Altro disastro sono gli impianti di condizionamento, e questo è uno standard. Qui vedete, anche se in questo caso l'impianto è stato collocato e le tubazioni che escono potrebbero avere il displuvio verso l'esterno, però purtroppo è stata lasciata aperta la forometria di passaggio, e a questo punto tutte le volte che piove di stravento le acque di lavamento vengono canalizzate all'interno. Questo è un esempio eclatante, due esempi eclatanti. Quindi, a parte le cassette che così già si portano, e neanche chiuse, si portano già dentro all'interno l'acqua, ma il problema è sempre lo stesso: tutte le tubazioni che voi vedete in questo caso sono sempre con displuvio verso le murature di facciata. Qualcuno dice sì, ma noi ci spruzziamo, scusate, il poliuretano, noi ci mettiamo il silicone, ci mettiamo dentro tutto, però alla fine il problema è che quelle tubazioni comunque mi portano all'interno e mi fanno bypassare quello che è il sistema impermeabilizzativo, perché poi il problema quando l'acqua è entrata nella facciata e qualcuno si trova alle infiltrazioni di sotto,
bisognerebbe andargli a spiegare che non è il terrazzo, perché tutti partono sempre che sia il terrazzo che perde. Questo è un altro piccolo esempio, questo qui sotto, soprattutto quando parliamo di coperture di corpi box interrati e dove abbiamo noi le famose piantane di accesso per i cancelli. Quindi io posso inventarmi il sistema impermeabilizzativo più bello per andare a raccordare la tenuta, la piantana e il cancello, e dopodiché cosa facciamo? Gli lasciamo aperto le forometrie per far passare i cavidotti e tutte le volte che piove, guarda caso, siccome la piantana, anche se la vado a dotare di una ciabatta di raccordo impermeabilizzativo alla base, da quei buchi entra l'acqua e io mi ritrovo ancora l'acqua al di sotto di quello che è il sistema impermeabilizzativo. Quindi, come ho detto, non entro nel discorso, diciamo, di quelli che sono i sistemi che potrebbero tutti tenere. Il problema è che qui alla fine quello che contano sono sempre i dettagli, cioè questo dettaglio, attraversando di entrare nel merito del discorso che il sistema impermeabilizzativo è stato realizzato su un terrazzo, una pavimentazione esistente, e che il terrazzo aveva altre estensioni, quindi già di per sé stesso l'acqua che arrivava a interessare le partizioni di pavimentazione non trattate, attraverso il sistema impermeabilizzativo originale che c'è sotto, passava sotto quello nuovo. Ma in questo caso qui volevo solo far vedere dove sono stati realizzati i fatidici risvolti verticali direttamente su un rivestimento in clinker. E io dico, scusate, ma l'acqua che passa dietro il clinker dove finisce, se non finisce sotto il sistema impermeabilizzativo? Quindi questo potrebbe essere il più bel sistema impermeabilizzativo tenuto nel mondo, ma se non impedisco all'acqua di passare attraverso i risvolti verticali non funziona assolutamente niente. Stessa cosa in questo caso. Allora, risvolti verticali realizzati su intonaci da questa parte e dall'altra parte su dei blocchetti. Io su questo problema avevo anche fatto un articolo sul mio blog dove ho detto, ma signori, ma se si fessura l'intonaco, che cosa succede all'acqua che filtra all'interno dell'intonaco e mi bypassa la, come si chiama, il risvolto verticale? Vabbè, la risposta, non ridete, ma hanno detto che, siccome è un prodotto tedesco, che in Germania gli intonaci non si fessurano mai. Vabbè, si vede che noi non siamo capaci di fare intonaci che non si fessurano. Dall'altra parte invece è stato fatto su un muro di blocchetti, che sappiamo benissimo che i muri di blocchetti sono cavi che si fessurano, che le giunte perdono di tenuta idrica, pertanto quando io realizzo un risvolto così l'acqua comunque riesce sempre a passarmi di dietro nel sistema impermeabilizzativo. E non vado neanche, scusate, a parlare del momento in cui io vado a raccordare il risvolto verticale con un profilato metallico che chiaramente non è a tenuta nella parte in alto, e non voglio neanche andare a pensare quello che succede tra la serranda di chiusura e il suo telaio, e uno dice piove di stravento, dove va l'acqua, tenendo conto che in questo caso qui l'impermeabilizzazione è stata fermata 10 cm solo all'interno del, come si chiama, dei box. Quindi chiaramente l'acqua mi rigira e mi ripassa sotto il sistema impermeabilizzativo. Questo è un altro esempio eclatante, ci sono qua anche i diretti interessati. Questo è come si risolvono i risvolti verticali. Tenete conto, applicazione della membrana bituminosa sulla spalletta già in, come si chiama, laterale in pietra lapidea, senza alcuna protezione, la scusante è stata, ma qui noi abbiamo un pavimento galleggiante, quindi l'acqua scorre via lo stesso, però chissà che cosa succede quando, nel momento in cui arriverà l'acqua di stravento su quei piccoli dettagli.
Queste invece sono derivanti dalla non idonea realizzazione dei risvolti verticali, cioè quando uno mi realizza risvolti verticali che non vengono saldati perfettamente alla stratigrafia muraria sottostante, con l'andare del tempo si staccano, non c'hanno nessuna protezione e a questo punto io ho problemi infiltrativi. Allora, adesso invece entriamo nell'argomento con i dettagli strettamente connessi con il sistema impermeabilizzativo. Diciamo che nella mia casistica ce ne sono centinaia, qui ho riportato solamente quelli più eclatanti, che sono gli ambiti sottosoglia, infiltrazioni da ambiti sottosoglia. Allora, 70 anni fa, 50 anni fa, quando volete, chi progettava, forse qualcuno se lo ricorda, c'erano i famosi gradini a entrare e uscire, perché come dicevo prima l'impermeabilizzazione è una bacinella, quindi essendo una bacinella i miei bordi devono contenere l'acqua, quindi allora chi progettava chiaramente mi faceva il gradino ad uscire per scendere sul terrazzo, adesso tutto a filo. Allora, se io non vado a confinare idricamente l'interspazio che esiste tra la partizione tradossale della soglia e il suo punto d'appoggio che è dato dalla malta, a questo punto le acque del sottofondo di allettamento della pavimentazione, di imbibizione, per il principio dei vasi comunicanti, entrano all'interno e mi danno origine a problemi, anche in questo caso infiltrativi. Tenete conto che questo qui ormai sta diventando uno standard costruttivo, perché ormai tutti vogliono non avere più il gradino per problemi di, come si chiama, di handicap, eccetera, eccetera. E quindi attualmente minimo sono 3-4 interventi alla settimana per andare a rimettere a posto situazioni di questo genere. Qui vediamo un esempio dove la membrana chiaramente sotto la soglia, dove il pavimento è chiaramente più alto, come si chiama, della partizione intradossale della soglia, la membrana non è stata incollata, ma vi dico che per mettersi lì a incollare benissimo con la membrana cosa bisogna fare? Bisogna passare il flessibile, pulire, come si chiama, la parte intradossale della pietra lapidea per preparare perfettamente la muratura, eccetera, eccetera, e anche lì ci sono dei problemi. Comunque, da questo punto qui entrava acqua e quello di sotto era 10 anni che aveva problemi infiltrativi e aveva già fatto 4 cause, ma nessuno gli aveva messo a posto. Questo è un tipico serramento di quelli di pavimenti a filo, che vanno tanto di moda adesso. Però uno dice, come faccio io con un sistema impermeabilizzativo, mi segni per piacere dove arriva, a saldarmi un sistema impermeabilizzativo su un profilo di alluminio, su quella superficie, e garantire che questo possa, no, che possa garantire la tenuta idrica. Vedete? Come posso riuscire a garantire a un impermeabilizzatore o a qualsiasi tipo di materiale poter garantire la tenuta idrica in questo punto, tenendo conto che il mio livello dell'acqua è sempre la quota della pavimentazione. Quindi già questo è un sistema che non tiene, tant'è vero che è stato messo in atto in Sardegna, in una villa, e che adesso stanno rismontando serramenti e tutto per poter andare a risolvere il problema. Che è questa. E hanno tentato successivamente ancora, usando materiali, bande autoadesive, eccetera, eccetera, per cercare di risolvere il problema, ma non ci sono riusciti. Queste erano le conseguenze. In poche parole, quando pioveva noi ci ritrovavamo l'acqua all'interno del, come si chiama, del serramento. E queste erano le conseguenze che ne derivavano. Qual è la soluzione? Che può essere la soluzione in fase operativa
è una soluzione in fase di ripristino, che sono quelle di creare quel che io chiamo soluzione vaschetta di piombo. Attenzione, la soluzione della vaschetta di piombo è fatta per un problema di sistema impermeabilizzativo di tipo bituminoso, però la stessa cosa può essere fatta con un altro, qualsiasi altro tipo di sistema impermeabilizzativo, cioè nel senso che quando io ho preparato burariamente la sede per la vaschetta di piombo in cui la vado a collocare, posso anche andare con lo stesso tipo di rivestimento impermeabile, cementizio, a base di resine, poliuretaniche, rivestire la stessa vaschetta e riposizionare, perché tanto alla fine ho fatto, ho confinato tutto il perimetro. Poi, tenendo conto che queste vaschette, quando vengono fatte, o perlomeno quando io le faccio fare, non si limitano solamente, scusate, al serramento alla larghezza della soglia. Vado a prendere telaio, controtelaio, guide delle tapparelle, tutto. Cioè, in poche parole, vado a ricreare la stessa situazione di quelli che facevano i davanzali e le soglie porte finestre di allora, cioè vado a raccogliere tutto quello che sta nel contorno del vano finestra. Allora, qua vedete la sequenza della documentazione fotografica di come si realizzano le fatidiche vaschette in piombo. Vai. E qui c'è un filmato, perché voi vedete come viene trattato e protetto la lastra di piombo, prima per poter permettere il raccordo con delle saldature a scalare tra il sistema impermeabilizzativo di tipo bituminoso e la vaschetta di piombo. E la seconda cosa, perché la vaschetta di piombo comunque va sempre protetta, perché se il piombo è a contatto con le malte cementizie o qualsiasi diciamo componente murario, queste si corrodono. In questo caso qui vedete, una volta io facevo usare del compound bituminoso ricavato da membrane di classe terza, e ultimamente invece sono tornato, scusate, alla preistoria. Cioè, una volta si prendevano i bocchettoni di piombo in cantiere, quando i manti si facevano ancora spalmate bitume, c'erano le caldaie, il capocantiere ti dava, come si chiama, i bocchettoni, tu li mettevi all'interno della caldaia, perché per temperatura il bitume riusciva ad attaccarsi perfettamente al piombo, e dopodiché il bitume del tuo sistema impermeabilizzativo si attaccava benissimo alla ciabatta di raccordo. Quindi questa è la preparazione, andiamo avanti. Qui invece vedete che lo stretto trattamento viene riservato alla parte posteriore della vaschetta, cioè quella che andrà a contatto con la sede cementizia in cui verrà collocata. Qua invece un altro sistema, dove vedete il montaggio, dove invece che fare il trattamento della parte posteriore viene applicato del componente della pasta bituminoso, sempre per preservare il contatto tra il piombo e la stratigrafia muraria. Questo è un altro esempio, dove in questo caso c'erano i famosi serramenti a filo, in più c'era una stratigrafia coibente, e quindi qua il lattoniere si è dovuto destreggiare per andare a creare questo sistema, o questa, chiamiamola, questa vaschetta molto più complessa rispetto alle altre. E questo, vabbè, è un dettaglio che poi, se c'è qualcuno che lo vorrà, se mi mando un'email glielo mando, cioè lo spaccato delle varie fasi per andare a ripristinare o perlomeno per realizzare le famose vaschette di contenimento. Allora, prima, anche parlando con Uncini, non è detto che tutte le volte io sia costretto a realizzare delle vaschette di piombo. Ci sono delle situazioni in cui posso porre a rimedio
infiltrazione degli ambiti sottosoglio con quelli che io dico chirurgia impermeabilità. Cioè in questo caso qua è stato demolito il pavimento davanti alla soglia della porta finestra, è stato preparato murariamente i laterali e soprattutto la parte muraria sottostante la soglia, è stato pulito col disco diamantato tutta la partizione intradossale sempre della soglia, e dopodiché qua si è intervenuti applicando una fascia di quello che io ritengo uno dei materiali migliori, non a livello impermeabilizzativo, ma sono quelli che servono per fare i giunti, impermeabilizzare i giunti strutturali, che si chiamano Odil 33 o 50, che è, oltre ad essere un materiale elastomerico senza armatura, ha una capacità di adesione pazzesca. In questo momento qui è stato fatto l'intervento forse 2 anni fa, il problema non esiste, quindi non è detto che io debba essere sempre costretto a utilizzare il discorso delle vaschette di piombo. Neodil, sì, che lo produceva la Simplast, cioè lo produce ancora, che adesso poi non è più Simplast. Ambiti sottosoglio, proprio passaggio di cavi dotti idrici elettrici a livello dei risvolti verticali di un sistema impermeabilizzativo. E questo è uno standard, scusate, nel 90% dei casi ci sono problemi come questi, tenendo conto che questo giochetto qua lo fanno anche nei piani piloti, cioè nel senso di dire che hanno gli ingressi delle scale, siccome sono arretrati di 7-8 metri, dicono tanto l'acqua là non ci arriverà mai, e invece sottofondo del pavimento, di qualsiasi tipo che sia, si porta l'acqua fino anche a 20 metri e quando trova ingressi di questo genere qua ci va dietro come una fucilata. Qual è la soluzione? Che purtroppo non piacerà agli architetti. È quello di creare delle cassette di elevazione esterne dove gli si fa una nicchia interna che viene impermeabilizzata, dopodiché da quelle cassette di derivazione tutte le tubazioni finiranno al di sopra del sistema impermeabilizzativo, nascosto sotto il pavimento galleggiante o un pavimento di tipo tradizionale, e quindi io ho risolto il problema. Infatti passa pure le altre, vedete, anche in questo caso è stato fatto lo scasso, in questo caso è stato fatto sempre lo scasso murario dove c'erano i mazzi che uscivano anche qui di tubazione, e questo è un altro esempio dove è stato impermeabilizzato, vedete che l'impermeabilizzazione va all'interno dello scasso, poi dagli impianti di sopra partiranno tutti quelli idrici ed elettrici che si distribuiranno nella parte a giardino. E questo è un problema un po' più complesso. Allora, qui stiamo parlando di bocchettoni suborizzontali, cioè a scarico orizzontale. Io tutte le volte che vado in giro, che cosa mi trovo? Una bellissima tubazione di plastica che entra orizzontalmente nella muratura, poi arriva il lattoniere, arriva l'impermeabilizzatore, mi ci caccia dentro o un tubo di piombo, o se no un tubo di neoprene, ok? Però che cosa succede? Che nel momento in cui io vado a scaricare, l'acqua, tra la discontinuità che c'è tra il tubo, perché io non riuscirò mai a tenere la tenuta idrica tra due elementi che non sono della stessa composizione e non hanno magari soprattutto lo stesso diametro. Quindi che cosa succede? Che l'acqua che scorre per uscire, cosa fa? Oltre che scorrere per uscire, mi ritorna indietro dal raccordo tra la tubazione e il mio bocchettone di scarico. E quindi io mi ritrovo ad avere problemi infiltrativi. Vai avanti. Allora, la soluzione qual è? Che in questo caso qui io mi devo procurare un bravo lattoniere che mi crei un tubo di rame, di acciaio inox, di quello che volete, col saldato direttamente a una curva e dalla parte interna la bellissima ciabatta di piombo dove io vado a raccordare a tenuta. Quindi cosa ho?
ciò, la tenuta continua di tutto il sistema fino a quando non va dentro nell'imbocco verticale. E qui abbiamo un esempio di quello di prima, che è capitato un mese fa. Tubazione normale, orizzontale in plastica che usciva, e qualcuno qua dentro ci ha messo un bellissimo bocchettone di neoprene, neanche angolare, ma di quelle a scarico verticale, e l'ha piegato. Due cose. Prima avevo il ritorno dell'acqua dal raccordo delle tue tubazioni, ma in questo caso voi vedete, qui non ha neanche saldato la membrana alla ciabatta di raccordo. Prima perché vedete che è venuta via pulita la ciabatta, si vedono ancora le zigrinature, e a fianco vedete che c'è ancora il polietilene in ballo della membrana, quindi vuol dire che no, il bocchetto, la ciabatta non è stata preparata e la membrana non è neanche stata saldata. Qua invece che cosa succede ai bocchettoni di piombo quando io non li tratto e non li proteggo? Cioè in questo caso, vabbè, qui c'è l'errore che è stato preso la ciabatta di piombo, il bocchettone è stato posato nella propria sede a contatto con il cemento sopra, ma poi cosa è stato fatto? È stata messa ancora della malta sopra la ciabatta, che così mi ha inficiato già la tenuta idrica perché non avevo il raccordo a tenuta tra sistema impermeabilizzativo e ciabatta di raccordo. In più la malta cosa ha fatto? Mi ha fatto corrodere tutto il bocchettone. Questo è quello che è successo di sotto perché non era protetto. Poi voi vedete là, c'è già della membrana bituminosa dove c'è sempre il famoso e fatidico polietilene in ballo, che vuol dire che non ha, la guaina non è stata adeguatamente sfiammata per essere incollata. Allora qua invece vedete le fasi di costruzione, cioè realizzazione dei bocchettoni in piombo. Prima come vengono realizzati, poi come vengono trattati e protetti. Di là si usava della pasta a freddo, di qua invece si usava sempre il famoso discorso del bitume ossidato. Qui invece c'è una realizzazione in opera di bocchettoni in piombo. Qualcuno mi dice, ma perché uno non utilizza tutti quelli già prefabbricati? Perché non è possibile in tutti i casi usare quelli prefabbricati. Cioè ci sono situazioni dove io me lo devo creare in opera e quindi pertanto non ho altra possibilità che utilizzare o il piombo o, come vedremo successivamente, vabbè, questo l'abbiamo messo perché è un bocchettone, l'abbiamo chiamato creativo, no? Non lo so se è tanto Picasso e non so neanche se tiene tanto. Quindi qui ci hanno appiccicato 50 pezzi, però qualcuno mi ha detto che quelle 50 pezzi sicuramente garantiscono la tenuta idrica, soprattutto nella partizione interna del tubo, che mi piacerebbe sapere come sono andati dentro a poterlo incollare. Allora, bocchettone in adeguata realizzazione. Questo qui rappresenta un bocchettone all'interno di una trave, come si chiama, portante prefabbricata, dove ci avevano cacciato dentro un bocchettone in neoprene e dopodiché avevano tentato di rivestire questa nicchia, che la vedete voi come dimensione, e uno si chiede come fa l'impermeabilizzatore ad andare dentro anche con le manine sottili eccetera eccetera a poterla saldare, tenendo conto che poi nella nicchia la parte superiore non era impermeabilizzata, quindi quando arrivavano le bombe d'acqua quella cassetta si riempiva, si alzava e l'acqua tracimava da tutte le parti. Questo invece è l'intervento, questo poi se lo ricorda l'architetto Broccolino perché eravamo consulenti insieme. Voi vedete là dove c'era la nicchia, è stato predisposto un tubo inclinato raccordato con la colonna pluviale, è stato chiuso tutto e qui c'è la preparazione del bocchettone e là c'è il raccordo con il bocchettone e col sistema impermeabilizzativo esistente. Quindi non l'abbiamo rifatto tutto, Broccolino.
Allora, questa invece era in un cantiere dove io avevo la necessità di raccogliere l'acqua proveniente da una colonna pluviale della copertura che bypassava un terrazzo, dove però per problemi di pendenza dovevo andare a raccogliere l'acqua, non avevo la stessa quota del passaggio della tubazione. Quindi qui l'attoniere si è inventato di tutto e di più. Come voi vedete, questo è il pezzo che avete visto dall'altra parte, la parte verticale scende, è quella che raccoglie la colonna pluviale, la braga è quello che raccoglierà l'acqua proveniente dal terrazzo. Cioè tutta questa cosa qua è stata fatta, qualcuno mi ha detto ma quanto è costato? Sì, non è quanto è costato, sarà costato anche 300 euro questo giochetto. Ma siccome è costato 40.000 euro rifare il terrazzo, i 300 euro diventano un'inezia. Tenete conto che in questo caso comunque è stato usato tutto rame ricotto, cioè che è come il piombo che può essere modellato, eccetera, eccetera, rispetto a un, come si chiama, un rame 8 decimi della lattoneria normale. E qui passiamo ai bocchettoni sifonati. Bocchettoni sifonati perché ultimamente voi sapete benissimo che fabbricati una volta le colonne pluviali erano connesse con le colonne di scarico dei bagni, quindi c'era sempre il ritorno degli odori eccetera eccetera. Adesso la nuova normativa ti dice che le esalazioni devono andare portate nei camini a 3 metri di altezza eccetera eccetera. Quindi diventa un problema poter far scaricare i terrazzi, no? E garantire l'esalazione. Ecco qua. Quindi noi abbiamo una vaschetta, bacinella, torna indietro, scusa, disegno. Qui noi abbiamo la colonna pluviale che era quella preesistente. Qui abbiamo la bacinella che raccoglie l'acqua. Quindi adesso i vapori usciranno all'interno del cassonetto, dopodiché qui c'è una cassetta fatta apposta con uno sbarramento dove io riuscirò a garantire sempre l'acqua per impedire che il vapore o gli odori escano da questa parte e comunque garantire anche lo smaltimento delle acque del terrazzo. Questo è il momento della costruzione, questo è il momento dell'installazione. Ah, quello che vedete dall'altra parte, come al solito, siccome era il famoso terrazzo a bacinella dove io c'avevo le quote delle soglie più basse rispetto al muro di contenimento, è stato realizzato anche un doccione di troppo pieno. È questo qua. Questa invece è un'altra tipologia di bocchettoni sifonati che vanno, almeno qui si tratta di avere una pavimentazione galleggiante, che vanno a sostituire quelle famose pilette, scusate, che vanno di moda anche adesso, che sono anche di plastica, dove io ho un bellissimo scarico del 100 dove ci metto sopra la piletta sifonata che diventa del 40, quindi capacità di scarico ridotte, scusate, a quasi zero, dove bastano due foglie o un po' di maltina intorno e mi impediscono lo scarico. Quindi tolgo le pilette e a questo punto faccio bocchettoni di scarico sifonati in questo tipo che comunque mi garantiscono, se il diametro di smaltimento è 100, io riesco ancora a smaltire come se fosse un bocchettone di scarico di diametro 100. Questo è il cappello che ci va di sopra, questo è il trattamento sempre protettivo e dopodiché il tutto per adesso funziona. E questo arriviamo alla parte più dolente, perché purtroppo questo sistema lo stanno ancora realizzando sulle coperture dei corpi box interrati. Cioè montano i grigliati e dopodiché il sistema impermeabilizzativo lo vanno a raccordare a quello che è il bordo
perimetrale del grigliato del telaio. Qui vedete alcune fotografie che rappresentano il risultato. Allora, io non voglio entrare nel merito di quello che ultimamente stanno utilizzando in sostituzione per ovviare le mancanze di tenuta di queste tipologie di raccordo, che sono i famosi, quelli che io chiamo i santi spalmabili, scazzolabili e rullabili, no? Di tipo bituminoso. Però il problema è che per saldare una staticografia impermeabilizzativa di tipo bituminoso su un profilo metallico, io devo avere almeno 10 cm di sviluppo, 1, 2, devo avere e portare a minimo la temperatura di fusione anche il metallo, profilo di metallo, sporcare il profilo di metallo e dopodiché andare a fare saldature a scalare, cioè la prima più bassa rispetto alla seconda, per andare a portarla, per garantire la tenuta. Allora, io da quando ho cominciato a lavorare, sto parlando del 1968, in questo campo, quindi quello che voi vedete qua non è un'invenzione. Cioè nel 68 cantieri di via Conca del Naviglio, impresa Inverni, quando si è fatto l'impermeabilizzazione del corpo box interrato, sono state montate quelle che io chiamo le lattonerie sottomanto. Solo che a quei tempi non esisteva né l'acciaio inox 7 decimi della lattoneria e, scusatemi, il rame costava un patrimonio. Pertanto quelle lattonerie erano state fatte tutte in lamiera zingata, a caldo. Bene, 5 anni fa, hanno rifatto totalmente la copertura, dove non sarebbe servita rifarla, ma sarebbe bastato smontare i grigliati, cambiare le lattonerie. Perché perdeva questa copertura? Perché la lamiera zincata si era marcita, quindi il sistema impermeabilizzativo funzionava benissimo, è stata la lattoneria che non è durata quanto il sistema impermeabilizzativo. Quindi adesso, torna indietro, quindi io quando mi trovo in situazioni di questo genere, qualcuno poi può anche andare a vedere gli articoli del mio blog o sul mio sito, cosa, io ormai faccio montare lattonerie di acciaio inox AISI 304, spessore 7 decimi di millimetro, sagomate, dopodiché voi vedete i punti di fissaggio, che io chiamo fissaggio a quinconce, che vuol dire alternato ogni 25-30 massimo centimetri, serve solamente prima per evitare di eccessive dilatazioni da parte del profilato, ma la cosa principale è che io prima di raccordare con il sistema impermeabilizzativo le devo preparare col bitume, come avete visto prima, quindi le devo preriscaldare, quindi queste vanno in deformazione, andrebbero in deformazione, invece fissate così si deformano, sì, ma poi ritornano allo stato naturale. Dopodiché, una volta fatto questo trattamento, le raccordo sempre col sistema impermeabilizzativo, sempre con le fatidiche saldature a scalare, cioè se la lattoneria è larga 12, la prima membrana si salderà a 6 cm e la seconda si salderà al filo interno, non della lattoneria. E questi sono esempi di grigliati una volta finiti con il loro cordolo di contenimento, eccetera, eccetera. Canale di grondo architettonico. Cosa vuol dire canali di grondo architettonico? Spesse volte, non per problemi di progetto, i risvolti verticali di un sistema impermeabilizzativo o sono troppo bassi sulla facciata di una partizione di una copertura interrata, o tutti si dimenticano
che io posso riempire e collocare il terreno all'interno di una copertura tenendomi 10 cm di abbuono rispetto ai risvolti verticali. Ok? Ma nessuno pensa che dopo 20 anni gli apparati radicali fanno aumentare di volume il terreno e quindi mi alzano il livello e quindi io mi trovo fregato, scusate, con i risvolti verticali. Dopodiché c'è un altro piccolo particolare, che ultimamente, siccome i fabbricati per recupero di volumetria sono leggermente interrati, che cosa fanno? Prendono il terreno, lo livellano con il displuvio verso le facciate, quindi nel momento in cui arrivano le precipitazioni meteoriche, le acque di prima pioggia non prontamente assorbite dal terreno perché ormai è costipato e inerbato, dove si finisce? Contro il fabbricato. Se non c'è un sistema di drenaggio, lì si alza di livello e a questo punto tracimata nel limite impermeabilizzativo. Tutti mi dicono, ma basta scavare e alzare. No, non mi interessa. Cioè, io faccio il canale di grondo architettonico, che non è nient'altro che uno scavo nel terreno, in profondità di quanto uno vuole, dopodiché ci faccio sotto un sacchetto di argilla chiuso in un tessuto non tessuto da 400 grammi, ricordatevi, perché poi in cantiere arriva il 120, 130 che non vanno bene, il 200 da 400 grammi, che cosa succede? L'acqua arriva in quel punto, cade, mi dice ma questo si può riempire? Alt, perché questo è quello che succede nel contorno del fabbricato. Poi è chiaro che lo stesso sacchetto che voi non vedrete sarà collegato col pozzetto dove c'è il bocchettone di scarico, quindi il terreno riviene ricoperto, voi non vedete nulla ma vedete solamente il canale di grondo architettonico e l'acqua che viene canalizzata tramite questo sacchetto di argilla al di sotto delle cose. Questi sono alcuni esempi di quelli del canale di grondo architettonico. Qui avevo un problema di possibilità di tracimazione oltre il muretto, non volevamo alzarlo eccetera eccetera, qui avevamo un problema di clinker, di balconi eccetera eccetera, quindi cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto altro che abbassare il livello di scolo delle acque. Canale di grondo occulto, e uno dice che cos'è il canale di grondo occulto? Allora, noi impermeabilizziamo le coperture dei box. Io dico sempre anche ai progettisti, scusate, ultimamente anche per risparmiare i quattrini delle reti fognarie di smaltimento hanno preso la buona abitudine di andare a scaricare tutta l'acqua sulle pareti. Dopodiché sulla parete mi fanno fare un'impermeabilizzazione, scusate, come diceva Argiolas, no? Da 8 euro a metro quadrato inchiodata in qualche modo, no? Poi sulla copertura invece 3-4 guaine impermeabilizzanti. Io dico sempre, scusate, ma la parte peggiore, quella che si becca tutta l'acqua, è la parte verticale, quindi dovrei andare a curare di più la parte verticale che quella orizzontale. Però ormai il danno è fatto. E allora che cosa succede? O scaviamo tutto, e non vi dico quali sono i costi, quindi perché devo andare a scavare, muovere metri cubi allucinanti di terra, tirare via l'impermeabilizzazione, fare le preparazioni murarie, perché nessuno quando fa i muri contro terra sta lì a lisciare, toglie le sbavature eccetera eccetera, devo idrolavare tutto, devo mettere su l'impermeabilizzazione nuova, dopodiché devo proteggerla, poi devo reinterrare, costi allucinanti. Allora 30 anni fa ho provato e mi sono inventato questa soluzione, che non è nient'altro che prendere sotto una quota del livello della soletta, creare un canale di gronda, perché alla fine a tutti gli effetti diventa un canale di gronda, dove le acque si vanno a scaricare, vengono raccolte, poi a secondo delle situazioni, chi ha dei pozzi perdenti in mezzo al giardino vengono collegate in mezzo al giardino, se no in situazioni peggiori vengono portate all'interno e collegate alla rete interna. Perché canali di grondo architettonico? Io dico sempre, signori, attenzione, che con questo sistema non vi tolgo, come si chiama, le macchioline di umidità, vi tolgo solamente
le infiltrazioni. Ma perché? Perché io una volta che ho creato un canale di gronda di una larghezza di 1 metro, sappiamo benissimo qual è la propagazione dell'acqua su un terreno. A parte che prima che arrivi l'acqua a 3 metri di profondità, io ho visto scavi, dopo 1 mese di pioggia andavi sotto 60 centimetri, il terreno era fondamentalmente asciutto. Però si propaga a 30 gradi, quindi quando io vado fuori di 1 metro, ora che arriva, quella che riesce ad arrivare, arriva sul fondo della fondazione. Quindi al massimo nelle fessurazioni che poi posso confinare idricamente con le malte, con le resine, eccetera, eccetera, per l'umidità, però non mi ci arriva più l'acqua, perché ormai viene raccolta e viene portata via. Quindi voi vedete qui la costruzione, il sistema di smaltimento, l'impermeabilizzazione, dopodiché questa vasca che avrà le sue protezioni, caldane di protezione intorno, eccetera, eccetera, perché almeno per me le membrane vanno sempre protette con dei sistemi cementizi, perché scusate, i cuspidati e tutto quello che volete non mi interessano, è la mia forma mentis. Verrà riempito di argilla, dopodiché gli verrà messo sopra un tessuto non tessuto sempre da 400 grammi e il tutto verrà poi rinterrato. Voi non vedrete niente, ma il sistema continuerà a smaltire l'acqua. Giunti impermeabilizzativi. Nodo dolente. Qui potrei essere accoltellato da tutti i produttori di membrane, però vabbè, io c'ho il mio concetto. Il mio concetto è che nel 1974 io sono andato ai corsi in Francia della Cyplas francese e lì ho conosciuto per la prima volta quello che si chiama Neodil. Da allora non faccio altro che giunti permeabilizzativi con il Neodil, cioè utilizzare membrane bituminose, eccetera, eccetera. Scusate, non mi interessa, perché sono da allora fino adesso i giunti sono ancora lì che tengo. Quindi vai avanti, materiale estremamente duttile, materiale con un'elasticità allucinante, i primi tempi erano armati con i tessuti di vetro, addirittura avevano dentro della gomma buttilica rossa, adesso è SBS puro, facilità di attacco, l'unico problema è che nel momento in cui ci sono le variazioni di piano o di direzione, io sono e uso consuetudine, faccio fare dei supporti di piombo, perché nel momento in cui vado a incollare il sistema è talmente duttile che se l'operaio spinge troppo con le dita riesce magari anche a bucarmelo, e allora in corrispondenza delle variazioni di piani di direzione faccio fare degli incroci apposta di supporto. Allora, nella mia vita io non ho mai demolito, salvo rare eccezioni, quello che sono i sistemi impermeabilizzativi originali. Come diceva Uncini, io posso trovarmi anche 6-7 impermeabilizzazioni, arrivo e cerco sempre quello originale, che scusate per esperienza, alla fine è sempre quello che tiene, perché quando è stato fatto curavano i dettagli, quindi tutte le varie sovrapposizioni. Anche in questo caso, voi vedete, è stato tagliato via il sistema impermeabilizzativo di più recente realizzazione e qui io faccio preparare, perché me lo tengo e lo utilizzo come supporto ad integrazione al nuovo sistema impermeabilizzativo. Questo, vedete, il manto impermeabile, stiamo parlando di un edificio che c'ha 47 anni, che aveva 47 anni, dove c'era giù ancora un manto a spalmate, cartoni, felte di vetro e spalmature, che è tirato via tutto, c'è piovuto sopra e non pioveva, quindi era quello che ancora teneva, quindi perché lo devo andare a demolire? Scusate, quindi a un certo momento lo faccio preparare, qui vedete l'applicazione dalla prima membrana, qua vedete le lattonerie sotto manto, perché questa copertura
scaricava padiglione, quindi fissaggio. Questa è la preparazione delle lattonerie perimetrali, questa è la parte finita. E adesso dove è finito? Adesso fai partire il video. Questo è un sistema per preparare i vecchi sistemi impermeabilizzativi. Quella macchinetta ce la siamo inventata io e mio fratello 25 anni fa, se no di là c'è uno di quelli che chiamo i draghi che la sta facendo a mano e qui la stanno facendo con questa macchinetta. Quindi una volta preparata così io vado a incollare sopra perfettamente il nuovo sistema impermeabilizzativo. Quindi questo è diventato un'integrazione di quello nuovo. Quindi se prima avevo un sistema impermeabilizzativo da 8 mm, adesso ho un sistema impermeabilizzativo da 16 mm. Mancata realizzazione di adeguate preparazioni murarie. Non lo so cosa capita a voi se ci sono degli impermeabilizzatori, nel momento in cui ti arriva l'impresa ti dice questi sono i risvolti verticali, ti danno i forati su cui tu vai a attaccare la membrana o qualsiasi altro tipo di impermeabilizzazione. Qua invece vedete gli esempi di come pretende il sottoscritto che siano le preparazioni murarie, se no sopra non ci applico nulla, zero. Vai avanti. Guardate che queste preparazioni qua non è che me ne sono inventato io, perché nel 1968 quando io cominciavo andavo in cantiere e i capi cantiere preparavano murariamente così le superfici. È il problema di adesso che invece arrivederci e non se ne parla più. Qui vedete, devo andare a rifare un sistema impermeabilizzativo. Uno dice, perché tagli col disco diamantato l'intonaco? Perché così lo demolisco dritto e non c'ho più da fare la ripresa. Poi il trucco sta che bisogna far sempre tagliare 10 cm in più rispetto alla quota del risvolto verticale, perché poi quando io andrò a richiudere gli intonaci, a parte che dovrò fare strollature di sabbia, cemento e aggrappante, a parte che dovrò mettere la rete, ma mi servono i 10 cm in modo che la malta vada ad attaccarsi su una stratigrafia muraria, perché se no nel 90% dei casi, se io arrivo con l'impermeabilizzazione sotto dove ho fatto lo scasso, si creerà una fessurazione, si sposterà l'intonaco che raccoglie l'acqua e me lo farà passare dietro i risvolti verticali. Scempi impermeabilizzativi, danni apportati al sistema impermeabilizzativo e dall'incompetenza di esecuzione dei lavori successivi. Vai. Chiaramente qua c'era un giunto, qualcuno ha voluto fare l'impianto di innaffiamento automatico, ha detto io non cavallotto il giunto, vado dentro e buco. Voi ridete, ma qui ai tempi hanno speso 8.000 euro per andare a cercare dov'era il problema. Io quando ho visto il tubo così gli ho detto ma scusate, ma non è che passa dentro? No geometra, ma sta scherzando, non possono aver fatto, scusate, ci sono delle signore di zio zia del genere. E quando abbiamo fatto togliere la mattoneria e fatto scavare, gli ho detto eccolo qua il problema, volete risolverlo? Tirate via il tubo, no? Chiudete i due buchi, cavallottate il tubo che esca dalla mattoneria e arrivederci. Questo è come quelli di Argiolas, solo che invece sulle fondazioni qui attraversano i risvolti verticali. Questa è via Gardone, dove invece che solo dei risvolti verticali c'erano dentro anche tutti i sistemi fognari, in quelli di sinistra. In quelli di destra invece è la copertura Auschen di Cinisello, dove era tutto a posto. A un certo momento qualcuno mi dice ci sono le infiltrazioni, bisogna andare a vedere. Va bene, andiamo a vedere. E quando sono usciti quei cavidotti, l'elettricista ha detto ci penso io a non fare più entrare l'acqua, e giù schiuma poliuretanica da tutte le parti. E invece non aveva fatto, aveva lasciato così. Torre Fuxas
Questa qui, sì, Tori Fuxas a Milano. Sono arrivati quelli, qui ce ne sono 300, ce n'è una sola, ce ne sono 300. Sono arrivati quelli della Vodafone, di Wind, che sono arrivati sulla copertura e hanno piantato giù le loro centraline, i ripetitori. Dopodiché hanno fatto le linee vita. E questo qui è un esempio. Però mi hanno detto, geometra, guardi che sotto gli abbiamo messo silicone prima di tirare i bulloni. Questo invece è qualcuno che è arrivato e ha deciso che doveva mettere una piantana dentro un'impermeabilizzazione. Quindi ce l'ha messa, ci ha messo dentro un po' di santo silicone intorno e quello è il pannello che è sotto, che era in un bagno. Qui invece ci sono gli impiantisti che passano e quella di destra è la più bella perché chiaramente hanno fatto la vaschetta di intorno eccetera eccetera, l'hanno rivestita tutta e poi hanno buttato dentro i cavi e l'hanno riempita di schiuma poliuretanica. Questa ancora sempre di quelle più belle, perché chiaramente per mettere su un impianto di scaldamento, per mettere giù le piantane di sostentamento, mi sembrava più che logico che uno tagliasse il sistema impermeabilizzativo e poi con uno dei tanti santi, come li chiamo io, pennellabili, scazzolabili, rullabili e spruzzabili, ha detto adesso ci penso io a garantire la tenuta idrica. E questo per finire. Questo è solamente un esempio che per dire, signori, io faccio il più bel sistema impermeabilizzativo di questa terra, curo tutti i dettagli, faccio tutto quello che vuole, e poi qualcuno dice, ma io devo cambiare un camino, e quindi il cantiere è già finito, aspetta che chiamo il ragno, e con cingolato, eccetera, eccetera, ci vado sopra, per dice sotto i piedini ci ho messo le tavole da ponte, Se poi volete vedere, vi faccio vedere che anche questo, diciamo, questo automezzo ha perso qualcosa come 12 litri di gasolio e olio, e quindi per fortuna sono arrivato in tempo prima che mettessero in piedi le pavimentazioni e abbiamo dovuto rifare 25 metri quadrati di impermeabilizzazione. Con questo ho finito. Vi ringrazio tutti. Ringrazio la mia collaboratrice che ha fatto il tutto, l'altro mio collaboratore che è quello che prepara sempre i dettagli, e ringrazio anche quelli draghi impermeabilizzativi nelle imprese che sono qua, che sono quelli che fanno queste preparazioni murarie e questi dettagli.